Eccoci tornati in onda, questa è RKO News, sono le 17.15 e con un po' di ritardo prendiamo la linea da Tobia Lamare, lo ringraziamo e sono qui a tenervi compagnia per le informazioni del giorno e quest'oggi insieme a me Paola Pagone c'è una persona che spero possa tenervi compagnia anche per lungo tempo, magari una volta a settimana. Sto parlando di Alessandra Di Gregorio che è dall'altra parte della linea di Skype. Ciao Alessandra, ben arrivata. Ciao, grazie Paola e un saluto a tutti. E siamo qui. Siamo qui, ti presentavo, insomma, dicevo, sei comunque sia una pugliese garganica ormai trasferita stabilmente a Milano e quindi avrai l'opportunità di darci il tuo punto di vista rispetto appunto alla Puglia, ma anche ai pugliesi, diciamo, fuori, quindi no, i non pochi pugliesi che sono sì, a Milano. I fuorisede, i cosiddetti fuorisede. Eh sì. Io mi sento anche un po' fuorisede, Quindi spero davvero che ci sia occasione di, voglio dire, di approfondire anche un po' il rapporto che c'è poi alla fine con la Puglia quando si sta via così tanto tempo dalla propria terra e soprattutto mi fa piacere che tu provenendo da una zona che abbiamo effettivamente poco coperto, ossia la zona garganica, il Foggiano in più, spero che questo contributo possa essere determinante e utile. Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo un pezzo, un doveroso ascolto, ecco, un pezzo dei Kraftwerk, perché ricordiamo ieri ci ha lasciati Florian Schneider, quindi con questa occasione abbiamo pensato di partire così con un pezzo che si chiama Pocket Calculator e ci risentiamo subito dopo. I'm the operator with my pocket calculator. With my pocket calculator.
little melody by pressing down a special key it plays a little melody. In onda, siamo tornati in diretta su RKO News. Ricordiamo che ci state ascoltando su www.rkonair.com e vi ricordo anche i contatti per scriverci e segnalarci notizie o consigli, quello che vi pare, anche con vocali se volete, al 351-677-6164. Dunque Alessandra, io ascoltando i Kraftwerk mi ricordavo appunto di averli visti effettivamente sia al Medimex, l'ultimo che si è tenuto a Taranto, sia in un insomma in più puntate che ci sono state a Torino, e volevo appunto anche ricordare che subito dopo RKO News va in onda la puntata di Jake con Head On, dedicata proprio a loro, quindi vi consiglio magari di rimanere in ascolto. Che dici? Andiamo alle notizie di oggi? È arrivato il momento. Vai, partiamo. Allora, sì, è arrivato il momento. In tuo onore apriamo con Milano, perché comunque è al centro dell'attenzione la situazione milanese. A Milano, insomma, c'è stata la riapertura di alcune attività con la possibilità di effettuare l'asporto e sui Navigli si è riversata una marea di gente. Ecco, questo testimoniato da foto, video e quant'altro. Quindi il problema è questo, insomma, Galli, l'infettivologo scelto proprio per il ruolo di consulente dal sindaco, si è espresso con termini abbastanza chiari, ha detto Milano è ancora piena di infetti, quindi è una bomba pronta ad esplodere, attenzione. Sala ha avuto toni, devo dire, non molto teneri, e appunto ha detto chiaramente, io vi do un ultimatum, se qui continua in questo modo, anche solo un giorno, non ci metto nulla a richiudere tutto, perché ok l'asporto, ok tutto, però gli assembramenti sono pericolosi, perché alla fine per l'irresponsabilità di alcuni si rischia davvero la salute di tutti e non è corretto, non è giusto.
Ed è questa una Milano, la Milano da bere, la movida, e no? Tanto, voglio dire, tanto decantata e tanto promossa, comunque sia anche all'estero, che convive con un'altra Milano, no? Che in questo momento comunque sia sta invece ripartendo. Sta ripartendo, sì, diciamo che c'è un'altra Milano oltre a quella della movida e degli aperitivi, ma è quella degli lavoratori che hanno appena ripreso queste attività appunto previste dalla fase 2 e si va a rilento. Qui c'è ancora l'asporto, ovviamente alcuni ristoranti lavorano tanto a cena, i treni sono ancora pieni, anzi pochi passeggeri a bordo e con delle segnaletiche ad indicare i posti. E si spera nel buon senso della gente, dei cittadini, e si attende la ripartenza prevista per il 18 maggio, che è un po' un altro, diciamo, step. Insomma, vedremo cosa succede. Ricordiamo che comunque sia sono pochissimi test a disposizione ancora, quindi in realtà non abbiamo la possibilità di quantificare il numero reale di infetti, e questo è il grosso problema. Come detto, si sta lavorando su metodi di calcolo, no? Degli infetti reali attraverso, come abbiamo detto, test sierologici e così via. Ne riparleremo dopo. Intanto parliamo di quello che sta succedendo invece in alcune regioni del nord. In particolare sto parlando di Bolzano e dell'Alto Adige. Si è creata praticamente una frattura tra governo e regione Alto Adige, perché a quanto pare questa notte è stato rilasciato un documento, un'ordinanza, ecco, che consente l'immediata riapertura delle attività economiche, la riapertura delle attività commerciali, produttive, industriali e artigianali. Dall'11 maggio, sempre nel rispetto delle norme del distanziamento e le precauzioni sanitarie, riapriranno anche le attività inerenti servizi alla persona, parrucchieri, barbieri, estetisti e così via, ristorazione, musei. Hanno già previsto che per la ristorazione sarà consentito non portare la mascherina a tavola, mentre il personale di sala dovrà invece indossare le mascherine del tipo FFP2. Abbiamo parlato tempo addietro delle differenze tra queste mascherine, insomma. E questo è stato un tema che ha portato comunque sia diciamo allo scontro, al triste scontro tra regioni, innanzitutto quindi tra Bolzano e Alto Adige e governo. Nei giorni scorsi si era espresso Boccia in questo senso. Sì, esatto. Era arrivato a Bolzano il ministro degli affari regionali Boccia, che ha consigliato di attendere appunto il 18 maggio, ma l'Alto Adige, con la presa di posizione del partito di maggioranza, il Volkspartei, di togliere appunto l'appoggio al governo Conte 2, ha proseguito per la sua strada, e quindi il governo dal canto suo ha impugnato l'ordinanza, e Boccia sottolinea che non esistono protocolli di sicurezza per sanificazione e operatività in questi ultimi settori produttivi, per cui la riapertura è un vero pericolo per tutti i cittadini, e appunto questo conflitto rischia di degenerare. Ricordiamo appunto Brescia, che è uno dei territori più colpiti dalla prima ondata del contagio, e questi contagi tornano a salire, ora a soglia 100 contagiati, e secondo quanto riportato dalla Popolare Networks si è sollevato anche un problema economico urgente. E il vice sindaco di Brescia, Laura Castelletti, ha indicato che sarebbe opportuno riaprire in maniera differenziata, in mancanza di test, appunto, che quelli sierologici. Sarebbe stato più opportuno attendere, quindi, prima di avviare questa partenza, insomma, bisognava aspettare ancora un po'. E infatti il problema è un po' in questo caso per le derive un po' autonomiste, no? di regioni che sono abituate a fare un po' come gli pare. Loro, poi in particolare magari quelli del Sud Tirol, si sentono un po' non italiani, ecco, come sappiamo. A Brescia invece assolutamente no, però siamo una nazione, dovremmo muoverci tutti nella stessa direzione, quindi insomma. Sì, esatto.
Comunque, ricordiamo, avevamo parlato nei giorni scorsi anche della parificazione dal punto di vista INAIL degli infortunio della categoria, insomma, infortunio sul lavoro da applicarsi ai contagi. I contagiati, quelli che hanno contratto la malattia effettivamente sul posto di lavoro, non risultano come in malattia, ma risultano proprio come infortuni sul lavoro, e i deceduti sono deceduti sul lavoro. Siamo arrivati nel momento in cui effettivamente abbiamo la possibilità di fare un po' i conti. Ebbene, il dato è questo: sono 37.000 le denunce arrivate proprio per infortunio sul lavoro, e sono per ora 129 i morti calcolati. Quindi vedremo anche in questo senso cosa succederà. Intanto io direi ci ascoltiamo Beck, un pezzo che ci piace moltissimo, The New Pollution, e ritorniamo subito dopo con le notizie ancora magari quelle italiane, va bene? Siamo ritornati in onda, RK On Air.
Com. Siamo in RK News, siamo sempre qui, io Paola e Alessandra dall'altra parte, da Milano, in, a distanza, e insomma in fuori onda stavamo un po' chiacchierando e stavamo parlando del fatto che tutto sommato, se io mi sono avvicinata alla radio e quando sono tornata a vivere in Puglia, perché ho abitato per un po' di tempo anche a Milano, proprio dove ho avuto occasione di conoscerla, no? L'occasione, ecco, per sollevare la mia attenzione sul mondo della radio, al di là della passione come ascoltatrice che tanti hanno, è stato proprio una chiacchierata che ci facevamo una volta a proposito del mercato coperto, del mercato metropolitano di Milano. Dove all'epoca lavoravo, insomma, al mercato metropolitano, è l'anno dell'Expo. Esatto, 2015, esattamente. E niente, così pensavamo di poter avviare una piccola radio collegata proprio a questa iniziativa e sai, poi vabbè, le cose sono andate come sono andate, il mercato tra l'altro ha cambiato forma, non è rimasto più quello che era. È stato proprio chiuso, diciamo. Ecco. Anche perché con la fine dell'Expo basta, non si è potuto fare più nulla lì e quindi è andato tutto a monte. Era carino. Un bellissimo spazio, tra l'altro. Infatti. Sì, molto. Sì. Un ottimo punto d'incontro, era anche una buona occasione, diciamo, per passare il tempo in maniera un po' diversa. C'era anche il cinema, tante cose, era carino. E vabbè. Tante iniziative. Allora, proprio per entrare un po' nella conoscenza, Alessandra è anche mamma, quindi sebbene sia così giovane ha tante esperienze diverse nel suo curriculum, motivo per cui volevo lasciarti la notizia sulla scuola, che è proprio una delle notizie centrali di oggi, e, ci sono delle novità che riguardano diciamo, gli esami e non solo. Sì. Allora si parla di scuola e la maturità in classe e la terza media a distanza, il ritorno alle lezioni tradizionali quindi a settembre. Questa è la strategia della ministra dell'istruzione Azzolina, anche se il protocollo non è ancora pronto né completo, la ministra si è impegnata a discutere ulteriormente con il comitato tecnico scientifico per sanare le lacune. Inoltre su formiche.net il giornalista Giuseppe Pennisi spiega perché è opportuno riaprire subito la scuola, quindi al motto di prima la scuola, riorganizzare subito la riapertura con le dovute cautele ed utilizzando il potenziale delle scuole paritarie ad estendere l'anno scolastico a tutto luglio, per recuperare quindi il tempo e l'apprendimento perduti e per evitare agli italiani, soprattutto i meno favoriti, che restino indietro. Ci sono anche alcuni esempi che possiamo riportare dal mondo, ad esempio in Corea si è data la priorità il 9 aprile, il 98% degli allievi entrano in classe. E ricordiamo che nel 2003 a Singapore le scuole sono state chiuse per 2 settimane di fronte alla SARS, ma le vacanze estive sono state accorciate di 2 settimane e le scuole riaperte per recuperare. Il recupero, afferma appunto lo studio OCSE, è più facile nei sistemi in cui la parte importante dei programmi, quindi si parla del 40% in paesi come l'Estonia e il Giappone, è affidata all'inventiva di presidi, insegnanti e studenti, che in quelli come ad esempio Francia, Italia e Spagna devono eseguire i protocolli ministeriali, quindi proprio in questi ultimi occorre minimizzare le chiusure allo stretto necessario. Quindi in buona sostanza praticamente c'è un invito, come dire, a tornare in classe anche durante i mesi estivi. Anche in estate, esatto, purtroppo. Sì. Qui in Puglia sarebbe impensabile a 45 gradi comunque. Impensabile proprio. A meno che si va in costume, ma la vedo dura. Invece si parla anche della Norvegia, due specialisti dell'Università di Oslo stanno conducendo uno studio sperimentale nelle scuole, iniziando dalle materne, che riaprono con metà degli studenti e con un distanziamento di 2 metri e in un'altra aula invece piena con un distanziamento di 1 metro. Ecco, questa analisi del siero dei tamponi dicono che ci sono
differenze di infezioni e anche all'aborto latente. Sino ad ora hanno tutte date risultato negative, ci si spera insomma alla riapertura di tutte le scuole e al recupero dei mesi estivi. Quindi cosa fare al motto di prima la scuola? Organizzare subito la riapertura con le dovute cautele, utilizzando pure il potenziale delle scuole primarie, ed estendere l'anno scolastico a tutto luglio, e quindi recupereremo anche in estate? Chissà se questo appello che è comparso su formiche.net sarà accolto o preso in considerazione. Stiamo parlando e riparlando Ti parlo da mamma, è molto difficile stare dietro comunque ai compiti, alle lezioni online, e capisco anche chi non ha questi mezzi, anche soltanto internet o un computer aggiornato, seguire le lezioni per i bambini è veramente veramente difficile, sono lasciati un po' a se stessi, ecco. Quindi dipende molto dai casi. Se ci sono dei genitori che hanno la possibilità di seguirli, allora ci sono dei bambini avvantaggiati, altrimenti anche in carenza, in mancanza di dispositivi, cioè diventa davvero una selezione classista che è probabilmente anticostituzionale. Insomma, l'istruzione dovrebbe essere per tutti, almeno per le scuole dell'obbligo. Esatto. Vabbè, insomma, dicevo, comunque abbiamo parlato e riparlato ora di protocolli relativi alla scuola, relativi comunque appunto a quello che sta succedendo nelle altre regioni, ci ritorneremo dopo e intanto comunque sia si continua a lavorare sulle terapie da utilizzare per contrastare il contagio, ecco. La terapia al plasma è una di quelle che si è rivelata, diciamo, migliore tra tutte le terapie per ora avviate, insomma, sperimentate. Ricordiamo che in questi casi il plasma di chi ha sviluppato anticorpi viene applicato alle persone invece malate. Quindi ci sono stati dei buoni risultati a Mantova e a Pavia, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, perché questa sperimentazione va avanti da qualche settimana. Ora però l'Agenzia Italiana del farmaco, l'Istituto Superiore di Sanità ed alcune aziende farmaceutiche abbastanza grosse si stanno interessando e vorrebbero avviare uno studio, diciamo, proprio loro su pazienti, tra l'altro, affetti da forme molto severe, per vedere proprio come reagiscono questi pazienti, in questo caso al plasma immune, chiamiamolo così. In Puglia, tra l'altro, probabilmente sarà avviato presto un laboratorio di sperimentazione e ricerca autonomo, e quindi staremo a vedere se sarà, diciamo, arriverà prima del vaccino. Questo è quasi certo, comunque molto probabile. Allora, prima di andare di nuovo, non in pubblicità ma almeno sulla musica, vi segnalo soltanto che in queste ore si sta tenendo una riunione tra i ministri finanziari della zona euro. Dall'incontro potrebbero emergere proprio rassicurazioni sul MES, il cosiddetto fondo salva stati. L'ipotesi è che vengano esclusi completamente i controlli rafforzati sui conti degli stati che contano di attingere a questo fondo per le spese sanitarie legate all'epidemia. Già ieri sono state avanzate delle proposte in questa direzione, dato che comunque, come sappiamo, non c'è accordo in Europa sugli strumenti per fronteggiare la crisi economica. Non c'è stato il Recovery Fund, l'incontro sul Recovery Fund, non sono partiti gli Eurobond, quindi staremo a vedere, però intanto si incontrano, e quantomeno qualcosa di più rassicurante, insomma, in termini di volontà di dialogare è emerso, quindi buon per noi. Staremo a vedere. Allora, io direi di ascoltarci un brano di Mark Lanagan, Old Swan, e ritorniamo subito dopo. Child.
Mark Lanagan, Holds One, siamo tornati in diretta, RKO News, sono sempre Paola e dall'altra parte c'è Alessandra Di Gregorio, che spero possa diventare appunto un appuntamento fisso e possa tenerci compagnia una volta a settimana. Alessandra, io sto accorciando i tempi perché, e non me ne vorranno se ho interrotto, ho sfumato e sto parlando allegramente sopra a Mark Lanagan, ma sono le 17.46, abbiamo iniziato con un pochino di ritardo, quindi non perdiamo l'occasione di dare un po' le notizie che vengono dall'estero, dalla Puglia e sì, altre. Dunque, certo. Bene, iniziamo con una notizia dall'estero che viene dal Brasile. E sai quanto io adoro la rivoluzione e questi atti eroici. E durante la quarantena, infatti, hanno iniziato molte donne brasiliane famose, tra cui cantanti, stiliste, attrici, a rasarsi. E successivamente molte altre donne hanno seguito l'esempio e con l'utilizzo dell'hashtag Mulheres Carecas hanno iniziato a togliersi tutti i capelli. Ricordiamo la famosa stilista di San Paolo, Ais Farage, che aveva sempre portato capelli lunghi, ma la pandemia, la noia, l'insoddisfazione, i parrucchieri chiusi e i tempi infiniti da sola con se stessa l'hanno portata a questa decisione radicale, ecco, farsi pelata. E da qui è nata quindi una protesta all'immagine della donna, che solitamente viene definita non femminile con un taglio così corto. Questa cosa bisogna... Sì, scusami, non volevo assolutamente interromperti. Sì, no, dico, soluzioni drastiche, rivoluzione, insomma. Questo fa un po' il paio con la notizia che abbiamo dato qualche giorno fa riguardo alla capigliatura di Giovanna Botteri durante un collegamento con Fazio, insomma, era scapigliata, non abbastanza ben pettinata, insomma, poi è stata un po' presa in giro a Striscia la Notizia, ha risposto per le rime, ha fatto molto bene a rispondere, quasi a dire conta quello che dico, comunque sì, almeno dove vivo io è questo l'importante. Poi sai, se c'è qualcuno che fa diversamente, l'immagine stereotipata della donna perfetta tipo Barbie non è necessariamente l'obiettivo, non è necessariamente interessante. Vabbè, andiamo in Cina a questo punto, va. Parlando della Cina, potevo portarvi questa notizia. La Cina ha annunciato il suo sostegno all'istituzione di un'indagine guidata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per valutare la risposta globale alla pandemia del coronavirus, dopo diverse pressioni che sono arrivate da molti paesi proprio per consentire questa indagine internazionale. Ricordiamo che diciamo, questo discorso un po' si configura affiancato a quello di Pompeo, che aveva un po' detto: voi in Cina nel laboratorio di Wuhan avete fatto scappare il virus, noi ne siamo sicuri. Allora la Cina aveva risposto: no, guarda che ce lo devi dimostrare. Quindi poi lui aveva chiesto un'indagine internazionale proprio per indagare su questo. Per ora diciamo che la Cina ha dato il suo ok per un'indagine per valutare la risposta alla pandemia, non rispetto alla questione del laboratorio di Wuhan. Quindi ci atteniamo per ora a questo. E dalla Cina passiamo all'Australia, facciamo un piccolo salto verso l'Australia, che ha questa roadmap in tre fasi per la riapertura, appunto. Nella fase prima c'è la riapertura dei bar, ristoranti, negozi, librerie, piscine, parchi giochi. Si potrà ricevere in casa fino a 5 persone e saranno consentiti tra l'altro gli assembramenti fino a 10 persone. Sarà anche consentito inoltre viaggiare all'interno del proprio stato per ragioni non essenziali. Questa è la prima fase. Poi c'è la seconda fase, che consentirà gli assembramenti fino a 20 persone, oltre che la riapertura di palestre, saloni di bellezza, musei e cinema. E in questa fase saranno consentiti alcuni spostamenti tra gli stati. Nella fase 3 saranno invece possibili gli assembramenti fino a 100 persone, con la riapertura dei pub, discoteche, saune e altre attività. E Morrison ha annunciato le date esatte dell'avvio di questo piano, perché spetterà ai vari stati decidere quando introdurre le varie misure. E il piano, ha spiegato, sarà rivisto in ogni 3 settimane per i necessari aggiustamenti, ecco.
Eh sì, in corso d'opera naturalmente sarà necessario poi rivedere, perché come detto anche in Italia, se poi questo allentamento delle misure dovesse portare ad una crescita, una nuova crescita del contagio, toccherà ritornare alle Esatto. restrizioni. E intanto anche in Francia. Esatto, l'Australia tra l'altro, scusami, Sì, che sì. ha registrato tra 6.900 casi confermati di coronavirus con 97 decessi e i contagi attuali sono meno di 900, quindi Sono è messi un molto rischio, è un bene, rischio. però rispetto a noi va, diciamo così. Sì, ma Comunque, comunque è un rischio. un rischio, assolutamente. Dicevamo, anche in Francia è prevista la riapertura lunedì 11 maggio e la maggior parte delle attività, compreso l'85% delle scuole, dovranno riprendere il loro corso. Lo ha annunciato proprio il premier francese Edouard Philippe, invitando però la popolazione a non abbassare la guardia, ovviamente. Altra notizia così al volo che vi diamo è quella di un attacco che si è svolto in Libano, in Libia, pardon, in Libia, nei pressi dell'abitazione, tra l'altro dell'ambasciatore italiano a Tripoli. Risultano almeno 3 morti. L'attentato è attribuito alle forze del generale Haftar. Sono stati sparati altri razzi che avrebbero colpito la sede della Corte Suprema di Nitisia e il porto. L'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione era nei pressi del porto perché ha annunciato che ha dovuto ritirare il suo personale mentre stava attendendo lo sbarco di 25 persone che probabilmente erano un gruppo di naufraghi che avevano chiesto aiuto tramite Alarm Phone, l'ONG che come sappiamo riceve le richieste di aiuto attraverso proprio segnalazioni vocali. A questo punto io direi ci ascoltiamo un altro brano, magari forse lo sfumo e non ce ne vorrete, però i tempi stringono, sono già i 52, ve lo mando al volo, vi mando Fornil Light, Amber Arcade e ritorniamo subito dopo con le notizie dalla Puglia e così la chiusura. Yeah.
RKO News, sono le 17.56, il tempo stringe e volevo parlarvi della notizia principale per tutti i baresi collegati, perché loro di sicuro stanno pensando solo che oggi è San Nicola, ci sarebbero stati i festeggiamenti di San Nicola, come forse anche tu Alessandra saprai, 3 giorni di tipicamente di festeggiamenti con il San Nicola che viene portato appunto in processione, con corteo storico e danza aerea negli altri anni, una grande quantità di banchetti che vendono un po' di tutto, mangiare, tantissima gente in giro. Ovviamente tutto ciò non c'è stato. L'unica cosa che c'è stata è stato Antonio De Caro che ha augurato il buon San Nicola a tutta la città. Quindi celebrazioni a porte chiuse nella Basilica, trasmesse in streaming, mentre sono stati annullati tutti i festeggiamenti, come detto. Ieri tra l'altro TRM ha intervistato anche un caro amico e comunque sia uno di quelli che hanno portato avanti il corteo storico anche con tutte queste innovazioni, Stefano Limone, che salutiamo, fa parte di Doc Servizi. Vabbè, insomma, quest'anno non sarebbero stati comunque loro a svolgere, diciamo, la funzione di organizzatori del corteo, ma a quanto pare è saltato tutto. Dunque, mi dicevi però, Alessandra, che anche a Torre Maggiore, che è il tuo paese, quello di provenienza. Sì, guarda, io capisco perfettamente in questo momento i baresi, e io da pugliese capisco la festa patronale, l'importanza che ha. Noi ne abbiamo 2 grandissime, una patronale che è a giugno e l'altra è subito dopo il lunedì di Pasquetta nel mio paesino a Torre Maggiore in provincia di Foggia, dove c'è poi fino al giovedì festa, grande festa, processione, bancarelle, fuochi di artificio. Insomma, anche quest'anno a noi è toccato non avere la festa, è così. Guarda, è un grande peccato. Sai cosa mi hai fatto venire in mente? Notizia dei primi, insomma, di più o meno non proprio primissimi tempi, però i primi tempi della pandemia, quando si stava proprio diffondendo, ecco, alcuni paesini del Gargano erano proprio risultati COVID free e quindi si erano organizzati con balle di fieno messe all'imbocco all'inizio dei paesi, proprio per bloccare, transennare, perché tanto se all'interno non c'era nessun caso, l'importante era non far arrivare nessuno. Fantastico, giusto. E invece in tutti gli altri comuni, incluso naturalmente il capoluogo, ci si è dovuti organizzare ben diversamente. Direi. Emiliano finalmente nella serata di ieri ha rilasciato l'ordinanza che anticipa al 18 maggio l'apertura di parrucchieri, centri estetici e di bellezza. L'ordinanza è stata emessa proprio al termine dell'incontro con i rappresentanti pugliesi di categoria, con i quali, insomma, tra l'altro ha partecipato anche il professor Luigi Lopalco, che nei giorni scorsi, l'altro ieri, era stato in tour in un salone proprio per visionare le procedure operative e quindi stilare questo benedetto protocollo che tanto è importante da seguire per evitare, no? Ci si riferisce poi a quello, per evitare il contagio. Almeno uno sa come si deve comportare e si comporta di conseguenza. Dunque, io in chiusura, perché sono 59, volevo al volo ricordare che andando in edicola quest'oggi è possibile trovare un articolo proprio su RKO a firma Antonella Gaeta, è sulla Repubblica Bari ed è stato proprio pubblicato con una panoramica sulle attività che abbiamo svolto fino ad ora e quelle che abbiamo svolto anche durante il lockdown. Ne siamo molto grati e riconoscenti, devo dire, perché per noi è importante, comunque sia, dato l'enorme sforzo che francamente abbiamo fatto, vederci riconosciuta un po' di visibilità, quindi davvero grazie di cuore. Ci sono stati anche interventi di alcuni degli speaker di RKO, forse non è stata data sufficiente luce a tutti, però effettivamente abbiamo un palinsesto ricchissimo, quindi è un po' complicato. Al volo vi cito un articolo che invece viene da LSD Magazine, che vi incoraggio ad andare a vedere sempre, perché è comunque un luogo pieno di notizie, di curiosità, di cose interessanti. Riguarda R0, ha sviluppato praticamente in questi 2 mesi di reclusione un documentario, From Alarm to a Walkman,
Che sarebbe a dire fondamentalmente l'allarme al risveglio, traduzione, con dei filmmaker pugliesi della Film Found Family e Novi New e il patrocinio di Apulian Film Commission. Quindi io vi invito a dargli uno sguardo, una lettura, perché è sempre interessante. E poi in chiusura, al volo, volevo finalmente dire che il ministro Franceschini è riuscito a parlare di cultura. Sappiamo è il titolare del MIBACT, quindi ministro per i beni culturali, era ora che si esprimesse in merito a quello che gli compete, insomma, teatri, spettacolo, musei e quant'altro, anche cinema. Forse proprio sull'onda del discorso cinematografico finalmente si riesce ad aprire un minimo di dialogo. Ha detto in audizione alla Camera che c'è una grande creatività, molti teatri stanno studiando ancora le misure per rispettare le prescrizioni. Ci auguriamo che ci sia lo stesso lavoro che c'è stato per i parrucchieri anche sui protocolli da seguire per quanto riguarda la messa in sicurezza dei teatri, dei luoghi di aggregazione di spettacolo dal vivo. Comunque sia, lui dice: riapriremo musei, cinema e teatri probabilmente in date diverse a seconda delle condizioni, ma oltre ai musei ripartiranno nelle condizioni di sicurezza anche i cinema e i teatri, quindi prima o poi succederà. Non ci ha dato ancora delle date, però dice dobbiamo essere prudenti, però andiamo di fretta, crediamoci. Però con calma. Va bene, ci speriamo. Intanto, proprio per sostenere il settore che tanto abbiamo trattato e di cui tanto abbiamo discusso, segnalo che Sinistra Italiana ha rilasciato un'iniziativa Puglia che spettacolo, tre proposte per la ripresa della cultura e dello spettacolo dal vivo. Ringrazio Tommy Bonvino che mi ha segnalato proprio la notizia in maniera tempestiva, perché è appena uscita. L'idea è quella di proporre un reddito d'artista, di istituire un fondo regionale di sostegno all'affitto ai teatri indipendenti, che voglio dire l'affitto grava non poco, diciamo, nelle speranze di sopravvivenza di queste realtà. Inoltre si ragiona su una pianificazione stagionale estiva del 2020 per lo spettacolo dal vivo Covid free. Te prima fuori onda si parlava anche di una soluzione simpatica, insomma sono riaperti per quanto riguarda i cinema anche i drive-in a Milano, dato che ci sono già sono già rodati. Sì, guarda, è una notizia del 6 maggio per quanto riguarda il drive-in di Bovisa, perché c'era già ed è una soluzione. C'è sempre stato il drive-in e diciamo che tutte le condizioni le rispecchia, quindi magari è una buona soluzione questo. E vabbè, come visto, per la musica dal vivo questa non è la soluzione, lo spettacolo dal vivo non è la soluzione. Però staremo a vedere. Comunque sia, per tutti coloro che volessero donare per quanto riguarda proprio Puglia che spettacolo, è possibile donare il 2 per 1000 con il codice T44 e quindi voglio dire, a questo punto direi che vi possiamo lasciare con questo appello, non solo di discutere sul tema e di continuare a sollevare questioni sperando che arrivi la soluzione o almeno parte della soluzione, ma anche dare un contributo concreto. Io direi che a questo punto possiamo lasciare la linea a Hedon con Jake Barnes, questa puntata dedicata ai Kraftwerk, e poi alle 19 Rappercut senza il nostro Gigi, che è un periodaccio, poverino, lavora nel settore sanitario e tra l'altro ne ha viste di tutti i colori, quindi davvero un caro saluto, un abbraccio e niente, ringraziamo la redazione, Simona Losito che ha lavorato alla cremente anche oggi, rapidissimo, efficace, che speriamo di risentire in voce quanto prima. Un grazie a Domenico Quaccio per la selezione musicale e un saluto a tutti gli altri, via via arriveranno insomma anche in voce anche loro. Alessandra, davvero io sono contentissima, grazie mille. Anch'io, è stato bello, mi ha fatto molto piacere e saluto anch'io tutti quelli che ci stanno ascoltando. Spero di riaverti davvero con una certa costanza, perché sei perfetta, insomma, tutte le carte in regola, non vedo perché ti ameranno tutti subito, per forza, non c'è discussione. Ah dai, speriamo. grazie mille. Ok, io allora vi lascio con un brano e poi lasciamo la linea alla regia. Quindi vi lascio con Wither With You dei Rolling Black Coastal Fever. E, vabbè, magari potevo leggerlo anche meglio, ma va bene.
e vi saluto a lunedì.